Basti il microfono, basti. Parla il procuratore. Procuratore, il proseguo dell'operazione Iblis oggi è importante, questa denominata Caronte. Si va avanti sempre con queste indagini e con ottimi risultati. Direi di sì, è un bel lavoro fatto dal ROS, dal raggruppamento operativo speciale, che ha esaminato i rapporti di Cosa Nostra con l'imprenditoria in alcuni settori, soprattutto quelli del trasporto, e ha consentito di individuare anche alcuni legami con la creazione del Partito Nazionale dell'Autotrasporto che concorreva alle elezioni in appoggio alla lista Lombardo. Quindi complessivamente direi che si tratta di un importante passo avanti per la conoscenza dei meccanismi di Cosa Nostra catanese. Voi avete parlato di mancanza di anticorpi della politica per un soggetto politico che nasceva già, diciamo, con qualche stigma. Questo, guardi, è un discorso anche più generale, nel senso che per lunghi anni la presenza di infiltrazioni mafiose nelle attività politiche è stata sottovalutata, certamente. Io spero che ormai si sia compreso come debba esservi una vera e propria barriera. Di questo i cittadini dovrebbero essere i primi custodi. Si colpiscono i capitali per abbattere, insomma, il fenomeno criminale? Anche in questo caso abbiamo fatto dei sequestri significativi, non solo dal punto di vista del valore dei beni, ma anche della loro rilevanza perché riguardano tanti aspetti diversi dell'imprenditoria catanese, dal trasporto di gomma al trasporto sul mare. È significativa questa attività in passato avviata da persone in contatto con Cosa Nostra, alla grande distribuzione, alla distribuzione alimentare, quindi sono molti settori. Poi ripeto quello che ho detto anche prima, il porto, che forse era rimasto un po' ai margini delle attività investigative, è stato finalmente aperto anche alle nostre indagini, sia con quella operazione di qualche settimana fa, di qualche giorno fa, sui sistematici furti dei TIR, sia con questa di oggi, che ha certamente una radice più profonda. Il ruolo di Enzo Ercolano, dottore? Beh, è un soggetto centrale in questa operazione, perché sia interessato nella formazione del partito di cui ho detto, sia perché direttamente coinvolto nelle attività anche dei referenti che venivano utilizzati per queste attività. Per il gruppo di fuoco, cioè il braccio armato della mafia a Catania, quali scenari si aprono adesso? Quello che è stato accertato qui è riguarda questioni del passato. Sulla situazione attuale, i risultati che sono stati ottenuti sia dalla Polizia di Stato sia dall'Arma Territoriale, mi riferisco alle vicende di recente di Biancavilla, di Madrano, di Librino col sequestro di un potente arsenale, del Calatino dell'anno passato, tutti i casi in cui abbiamo interrotto dei percorsi di omicidio o siamo intervenuti purtroppo immediatamente dopo, ma arrestando gli autori, credo che diano il senso di un'attuale grande pericolosità delle organizzazioni criminali, ma della nostra capacità di rispondere e in molti casi di anticipare. Quindi io, da questo punto di vista, dico che è necessario mantenere l'allarme, che è utile, fondamentale, ma tenendo presente che anche su questo terreno siamo molto in grado di contrastare. Grazie, grazie. E buon lavoro. Grazie a lei.